Buonasera, sono Carlo della compagnia di lingue Lingua Genesis. Alcuni sanno già che sono insegnante, linguista, ricercatore e poliglotta tra le altre cose. Allora, ho registrato questo video perché vorrei praticare l'italiano e ho delle domande per lei. Per esempio, sono molto interessato a sapere se sei costretto a imparare una lingua straniera a scuola o ovunque sia, che trovi inutile, difficile o noiosa, o se crede che le lingue straniere siano spesso pesanti e vengano insegnate in modo avvilente. O forse sei uno studente delle superiori sorpreso di quanti corsi di lingue ancora più difficili vi siano a livello avanzato, o forse sei un adulto che, anche se segua i corsi serali, trova difficile parlare e comprendere una lingua perché questi corsi si basano soprattutto sulla scrittura e su contenuti approssimativi. Allora, come sono insegnante che opera nel campo della linguistica delle lingue straniere, queste sono le questioni che di norma riguardano sia il sistema scolastico che l'istruzione privata e a cui ho prestato costante attenzione e che ho cercato di migliorare sia attraverso una ricerca indipendente, sia dando un feedback ad altri docenti seguendo dal vivo le valutazioni in aula. Allora, se la tua risposta ad una delle domande che ho appena posto è sì, vorrei che tu dia un'occhiata alle informazioni e anche ai servizi di Lingua Genesis della compagnia, perché io credo che vanta numerosi anni di esperienza nella consulenza professionale e nell'insegnamento delle lingue straniere. Inoltre, dal 2004 io ho offerto molti strumenti per l'apprendimento autodidattico ad individui che a gruppi di qualunque età e, come affermato nella finalità del programma della compagnia di Lingua Genesis, io sono certo che la filosofia possa significare l'inizio o lo sviluppo di un fruttuoso progetto di apprendimento permanente che si estende dai primi anni fino all'età adulta. Inoltre, più precocemente i bambini imparano una lingua straniera, a parlare una lingua straniera e in un contesto il più possibile vicino alla quotidianità. Pertanto, non per un'ora a settimana, nel doposcuola, assieme ad un'altra di bambini di differente fascia di età, più precocemente saranno in grado di raggiungere un adeguato di competenza fin dai primi anni dell'adolescenza. Allora, grazie mille per ascoltare e a presto!